Al 31 dicembre 2010 risultano autorizzati in Abruzzo impianti di energia rinnovabile in grado di produrre il 31% del fabbisogno regionale. La percentuale salirà fino al 51% entro il 2015. I dati sono stati illustrati dal governatore Chiodi nel corso di un convegno sulle energie rinnovabili a Bari. L'Abruzzo è capofila del progetto europeo Powered. In Abruzzo, ha detto Chiodi, stiamo lavorando per concentrare al massimo gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi del 20-20-20, ossia ridurre del 20% le emissioni di gas ad effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili entro il 2020. Questo progetto Powered, che va in qualche maniera a fare degli studi molto importanti, forse i primi che ci sono sicuramente nell'area, diciamo nella macro regione adriatica, ma anche con riferimento a quelle che sono i paesi dell'est europeo, di sfruttamento, diciamo, delle tecnologie eoliche sul mare, credo che sia stato apprezzato moltissimo dal Ministero dell'Ambiente e dall'Unione Europea. Noi siamo capofila di un gruppo piuttosto nutrito di regioni italiane ed estere, il Ministero dell'Ambiente lo sostiene molto forte ed è una prima applicazione concreta di quelle che sono le strategie verso la macro regione adriatica. Molti ne parlano, perché parlare è facile. Poi si tratta invece di attuare i percorsi, noi in maniera molto determinata lo stiamo facendo e stiamo assumendo dei ruoli.